Benvenuti in questa nuova puntata della Computer Museo. In questa puntata volevo tornare sull'argomento di videosorveglianza e più nello specifico di telecamere low cost. Infatti quest'oggi abbiamo acquistato su un sito di Amazon, che mi pare che è CompreShow, che è un ottimo rivenditore di telecamere, ma anche di altri articoli a low budget che vi consiglio di andare a vedere. Abbiamo acquistato una di queste mini telecamere. Questa telecamera l'abbiamo già fatta vedere, sinceramente, ne abbiamo fatte vedere più versioni, ma quest'oggi abbiamo qui con noi la versione 2015. Già come vedete il pacchetto è cambiato, non è più solo la scatola esteriore e una bustina di plastica come la versione 2013-2014, ma adesso addirittura hanno creato queste fantastiche scatole con all'interno istruzioni, protezione, cioè c'è proprio tutto, e quindi diciamo che è molto più protetta. Per chi gli interessa questa videocamera, ho fatto un unboxing dove può trovare il video di questa telecamera e quindi cosa trova all'interno. Però in questa puntata volevo andare a farvi vedere i pro e i contro della nuova telecamera, che sinceramente sono tutti pro e nessun contro. Infatti abbiamo qui con noi un video che abbiamo registrato, che abbiamo posizionato due telecamere dello stesso genere, soltanto uno della versione 2014 e l'altra la versione 2015. Quindi, come leggerete anche nel video che andrete a vedere, in primo piano vedrete proprio sottoscritto versione 2014, versione 2015, così da farvi capire i pro e i contro. Allora, partiamo con il video. Come possiamo notare, la nostra telecamera risulterà... Allora, innanzitutto partiamo dalla 2015. La telecamera del 2015 ha veramente miglioramenti assurdi. Infatti, ora non viene più dotata di un obiettivo proprio piccolo, che ha proprio poca immagine, ma viene dotato di un grandangolo di circa 92 gradi, quindi veramente tantissimo, in confronto all'altra lente che era ai soli 40, quindi come vedete c'è già più ampio spazio. Oltre a quello, come notate, nella versione 2014 le immagini non sono per niente nitide, e non perché sono io stupido a non aver regolato la telecamera, ma perché proprio le immagini sono circa di grandezza video 320x360, qualcosa del genere, comunque strette, ma per lo di più molto sgranate. E invece la versione 2015 della telecamera hanno migliorato anche questo problema. Infatti, come vedete, sono veramente molto più nitide e molto più riconoscibili, soprattutto per facce o altro. In questo caso abbiamo fatto un panorama, però in questo caso, come vedete, è già migliore come immagine. Oltre a quello, come potete notare, l'unico contro della nuova telecamera del 2015 è che hanno trascurato un pochettino i colori. Infatti nella 2014 si vedono più colori, e invece nel 2015 sembra quasi in bianco e nero come immagine. Ma questa cosa poco importa, in quanto è una telecamera di videosorveglianza e non per fare video a persone o altro. Intanto mi sta cadendo la telecamera del 2015, però fa niente. A parte quello, comunque, come state vedendo, le immagini sono perfette. Poi, oltre a quello, andando avanti un po', vedendo la telecamera in questione, possiamo notare anche un certo, come dire, ondulamento dell'immagine. Questo proprio dovuto al grandangolo di questa telecamera. Ora andiamo ai prezzi. La telecamera a sinistra, la versione 2014, costa 7,90€. La versione 2015, anche se non c'è proprio tantissimo di prezzo conveniente, è esattamente di 7,20€, quindi molto meno di quello di prima. Ovviamente questi sono i prezzi di adesso, però li potrei aggiornare agli ultimi prezzi. Comunque, come vedete, le immagini sono migliorate di un casino. Ultima cosa di questa telecamera è che la versione 2014 non ha infrarossi, cioè c'ha dei pallini neri al posto di infrarossi, e dentro, se andiamo a vedere, sono dei pallini incollati e basta. Intanto la stiamo perdendo la 2015, la stiamo perdendo, è caduta, niente, l'abbiamo persa. Però la versione 2015 possiamo notare anche che ha 6 infrarossi, questo l'avete visto dall'unboxing che abbiamo mostrato, quindi ha 6 infrarossi veramente molto potenti. Infatti ci permette di illuminare fino a
3-4 metri di profondità. Ovvio, non è tanto, però per quello che vogliamo illuminare noi, anche perché queste telecamere non è fatta proprio per videosorveglianza professionale, ma per piccoli luoghi come piccoli magazzini, sgabuzzini o altro. Quindi ci permette proprio di riprendere alla massima potenza le immagini e allo stesso tempo di avere immagini più nitide e una versione più ricontrollata di questa telecamera. Oltre a quello, ragazzi, adesso non è più solo da interno questa telecamera, ma è anche da esterno, perché nella versione 2015 hanno inserito anche una sorta di gomma all'interno che rende la telecamera impermeabile. Quindi una cosa veramente low cost, ma allo stesso tempo perfetta da interno e esterno in videosorveglianza. Io vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo alla prossima puntata della Computer Museo. Ciao ragazzi!